Ma buonasera care, allora inizio questo vlog di lunedì sera, ma in realtà il vlog è di martedì, cioè nel senso invece di mettere l'intro, ma forse lo metterò comunque, lo sto facendo io. Quindi questo è l'intro, oddio, quindi questo è l'intro di questo vlog, di questo nuovo vlog. Comunque io sto preparando la cena, qui ho gli spinaci, che sto preparando gli spinaci e farò la torta rustica. Comunque io ho appena fatto doccia, capelli, tutto quanto, maschera, viso, capelli, ho fatto di tutto e mi sono proprio dedicata a me stessa stamattina alla casa perché avevo il panico in giro per casa. Invece di pomeriggio mi sono proprio dedicata a me stessa, quindi alla cura del corpo e dei capelli, eccetera, eccetera. Domani ho in programma una giornata molto ma molto piena. Vi porterò insieme a me. Ci saranno tanti tanti animaletti, quindi se vi piacciono cani, gatti, preparatevi perché ce ne sono tantissimi. Visto che sono le 7, io ho già infornato la cena e lui è ancora in call, riunione, quindi approfitto e ho preso il mio astuccio. Questo qua l'ho preso da Primark. L'avevo pagato tipo 3 euro e dentro ho le mie penne in bambù, i vari evidenziatori. E qui ho preparato la mia agendina dove vado a scrivere tutto quanto e io praticamente faccio sempre la lista delle cose che devo fare e mano a mano che le faccio le evidenzio. Infatti qua mi sono rimaste due cose da fare questa sera che le andrò a fare dopo, che in realtà riguarda i sondaggi su Instagram, perché ho preparato un sacco di sondaggi da caricare sulle storie su Instagram. E adesso mi vado a scrivere tutte le cose che devo fare domani e cosa mi devo portare, quindi gli orari, gli appuntamenti e quello che mi devo portare. Ad esempio, il pomeriggio devo andare a fare la tinta, ma le cose ce l'ho io, quindi mi devo assolutamente ricordare perché sennò niente tinta. La cosa bella è che io avevo programmato di fare uscire un video domani pomeriggio che volevo registrare domani mattina perché sapevo di stare a casa, ma innanzitutto mi ero già organizzata con lei, però non me l'ero scritto, quindi me lo sono dimenticato. E poi alla fine vorrà dire che ritarderò di un giorno, però vabbè, pazienza, non è un problema. Quindi niente, dopo questo intro probabilmente abbastanza inutile, vi saluto, vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina con il nuovo vlog. Anzi, sapete che vi dico? Visto che ho fatto quest'intro, aggiungo anche l'intro classico, quindi 3, 2, 1, intro! Buongiorno cari, benvenuti in un nuovo vlog. Mamma mia, sono sconvolta, però mi sono appena alzata, ho solamente fatto colazione, mi sono lavata, adesso mi vado a preparare insieme a voi, ma velocemente, perché poi il vlog sennò durerà troppo, visto che ho tantissime cose da fare. Allora, intanto vi dico che cosa devo fare mentre metto la crema viso. Allora, oggi è martedì mattina e devo andare questa mattina a casa di mia suocera che abita qui vicino, proprio a 5 minuti, perché mi deve far vedere una ricettina, i pomodori con il riso, che è il piatto preferito di Matteo. E io l'ultima volta che ho provato a farlo, praticamente diciamo che non è che mi è venuto tanto bene. Quindi, visto che lei lo sta preparando per questa sera, che tra l'altro andremo anche a cena, vado a vedere come li fa, almeno imparo. E poi li rifaccio a casa. Poi faremo una passeggiata con Maya perché mi sa che voi non l'avete ancora mai conosciuta qui su YouTube. Su Instagram sì, ma su YouTube no. Poi tornerò a casa per pranzo, così preparo il pranzo e mangiamo. Mi rilasso un paio di orette, vediamo se mi riesco ad allenare perché ieri mi sono allenata, ma cioè, sto accusando il colpo, diciamo, dell'allenamento di ieri. In realtà oggi volevo registrare il video allenamento perché vi volevo far vedere appunto il mio allenamento tipico che faccio sempre, però diciamo che sto un po' a pezzi, quindi probabilmente lo rimanderò a domani e mi registrerò direttamente domani. Almeno oggi faccio il, come si chiama, rest day, no? Cioè il giorno di riposo e domani diciamo riprenderò ad allenarmi. Poi pomeriggio invece devo andare a casa di mia cognata perché mi ha chiesto se gli posso passare la tinta e tagliare i capelli. Siccome io quando ero più piccolina ho studiato in un'accademia per parrucchieri, cioè nel senso in realtà sono parrucchiere, ho l'attestato e tutto, e ho frequentato appunto l'accademia e ai parenti, quindi ecco, ad amici e parenti ogni tanto faccio questo favore, ecco, di fargli i capelli. Vabbè, mia mamma glielo ho sempre fatti io
e quando riusciamo li faccio anche a mia suocera e anche a mia cognata. E infine tornerò a casa, prenderò lui e andremo a cena da mia suocera a mangiare appunto questi benedetti pomodori al riso che andrò a vedere stamattina come li fa. Quindi mi finisco al volo di truccare e poi mi sbrigo, vado. Eccomi qua, sono appena arrivata da mia suocera e adesso vado un attimo su, mi sistemo se lascio la borsa e andiamo al parco a fare la passeggiata intanto. Guarda, ci arriva. Stiamo iniziando a fare i pomodori con il riso perché, come vi ho detto prima, oggi mia suocera mi farà vedere come li fa. E innanzitutto abbiamo, vabbè, lavato i pomodori, poi ha levato il coperchietto e poi li ha svuotati. Ricetta praticamente. Ricetta finita, io sono tornata in macchina, adesso mi incammino verso casa, almeno do una sistematina, che ho dei panni da sistemare, pranziamo, anche se in realtà è un po' presto perché è mezzogiorno meno un quarto, mezzogiorno meno 20, che ore sono? Mezzogiorno meno 10, quindi è ancora un po' presto e poi dopo pranzo andiamo a fare i capelli. In realtà per pranzo non volevo preparare niente perché è avanzata della torta rustica che ho fatto ieri sera, però adesso vediamo se vuole la pasta, se la preparo. E io però mi mangerò un pezzo di torta rustica perché ho un sacco da fare, devo preparare delle cose, poi devo riuscire, quindi mangio proprio fast al volo e poi riesco. Forse mi riesco a riposare una mezz'oretta e poi riesco. Eccomi qua ragazze, ho finito di pranzare, ho anche approfittato, ho ritirato i panni perché credo che si sta per mettere un po' male il tempo. Mi sono anche ricordata di prendere la spazzatura, cosa che non faccio quasi mai. E mi vado a igienizzare le mani perché ho buttato la spazzatura e anche se ho usato un fazzolettino per aprire i secchioni, però comunque me le vado a igienizzare per sicurezza.
L'altro giorno ho condiviso una storia su Instagram dove praticamente ho chiesto: ma anche a voi capita di scordare la spazzatura in macchina? Perché qui da me non c'è, diciamo, porta a porta, no? Ho i secchioni residenziali, dei secchioni enormi, grandi, dove tutti appunto buttano la spazzatura lì, sempre la raccolta ovviamente. Volendo potrei anche venire a piedi, però vengo sempre alla fine con la macchina, con la scusa che esco, prendo e la butto, mi fermo al volo e la butto tipo adesso. Invece l'altro giorno sono andata proprio dritta, cioè me la sono proprio dimenticata totalmente, sono andata dritta dove dovevo andare per la mia strada, vabbè. Comunque adesso parto e andiamo a fare i capelli. Ok, anche ossigeno preso e guardate le nuvole, è nuvolosissimo, ma tanto secondo me viene a piovere, per forza, pioverà sicuro. Sì, se magari apro la macchina. Oggi vi sto facendo proprio delle inquadrature, ma belle, proprio da mal di mare, da mal di mare. Lo so, se volete stoppare, stoppate, chiudete, vi capisco. Vi capisco e non la prenderò a male. E avete anche ragione, anche i suoni, cioè è un casino oggi. Ma il fatto è che tutte le mie giornate sono così, capito? Non è che dici c'è una giornata, una piena. Sono quasi tutte così, a parte il lunedì che mi dedico alla casa, perché non lo so, lunedì dopo il weekend, anche se non facciamo niente di che, per il fattore insomma zone, russe, arancioni, però diciamo che lunedì me lo prendo proprio per sistemarmi casa, perché poi il weekend siamo un po' più pigri, tendiamo a passare più tempo magari tra di noi piuttosto che dedicarci alle cose di casa, e quindi mi si accumulano sempre le cose. Poi ecco, il weekend magari stiamo un po'... Ho il fiatone, ho fatto le scale un attimo... Sarà anche sto coso. Inizia a fare caldo comunque, il caldo si inizia a sentire. Stavo dicendo che comunque vogliamo passare più tempo insieme, quindi non è che sto lì a pulire, a fare le cose, le lavatrici. In genere il weekend evito sempre perché facciamo altro, ecco. Parto e ci vediamo quando arrivo direttamente lì. Di nuovo scale. Oggi sono scale perché dovete sapere che non prendo l'ascensore perché soffro di claustrofobia. Ho il fiatone oggi, sì. Allora, ho preparato la tinta, essendo una cosa casareccia comunque ci siamo preparate qui la busta, almeno onde evitare insomma che arrivi la tinta dappertutto sul tavolo, però ci starò attenta ma nel dubbio. Poi qui andiamo praticamente a fare un 4, ciao David, che è un castano scuro, andiamo a coprire tutto quanto perché lei ha deciso di coprire queste bellissime schiariture un po' vecchie che le ho fatto io tipo un anno fa circa, quindi iniziamo. Ok, anche capello fatto. Adesso sto tornando in macchina. Meno male che non devo preparare la cena, ma la cena saranno i pomodori con riso e anche con le patate al forno. Comunque sta iniziando a fare freddo, ma fortunatamente non piove, anche se il cielo è tutto, come potete vedere, tutto paro. Tardi vi faccio vedere la cena e adesso mi devo anche fermare a mettere benzina. Thank you.
Buonasera cari, allora noi siamo appena rientrati dopo la cena e devo dire che sono abbastanza stanca tra guida, fai tutte le cose, oggi alla fine è stata una giornata abbastanza piena, infatti io mi sono già apparecchiata, vi faccio vedere, a parte che ho messo già il pigiama sotto perché quella è la prima cosa che faccio appena rientro a casa, proprio la prima, perché non sopporto soprattutto dopo mangiato i pantaloni che mi stringono sulla pancia, comunque mi sono già preparata Crash. E quindi stasera adesso mi rilasso, giocherò alla Nintendo Switch. Niente, poi mi andrò a struccare e io direi di chiudere qua questo vlog perché in realtà non so neanche quanto è venuto lungo. Comunque, grazie per aver visto questo vlog. Spero di avervi fatto compagnia e ci vediamo su Instagram o nel prossimo video qui su YouTube. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e lasciate un bel like se appunto vi è piaciuto, vi ho fatto compagnia. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.